È bello. Ma hey coach, ben ritrovati al vostro AndyLink91 per parlare oggi di Yo-Kai Watch Shadow Side. Che dire di questo Yo-Kai Watch Shadow Side? Beh, oltre al fatto che secondo me è il miglior Yo-Kai Watch mai creato fino ad ora, è anche quello che ha creato più scalpore tra gli appassionati di Yo-Kai Watch. Non capisco neanche perché ci sia tutto questo problema attorno al migliore Yo-Kai Watch di sempre. Voglio dire, Yo-Kai Watch ci è stato presentato oramai nel lontano 2013 per i giapponesi, nel 2016 per gli italiani, come un prodotto, insomma, di qualità abbastanza buona, discreta. Insomma, direi che è un lavoro tra da un 7 e mezzo. Insomma, su una scala da 10. E mi è piaciuto molto, ci ho passato tantissime ore sopra, sui vari titoli, non me ne pento perché comunque sia sto per commettere un omicidio, comunque sia mi ha regalato emozioni, che mi ha divertito e quindi non me ne pento, ok? Però siamo passati da personaggi pucciosi a personaggi terrificanti. Ma perché? Perché devi passare da personaggi pucciosi a personaggi terrificanti? Perché tu vuoi fare una cosa diversa, la chiami reboot. Ah! E quindi cosa serve un reboot? A cosa serve un reboot? A cambiare totalmente e drasticamente una serie. E secondo me, un reboot di Yo-Kai Watch ci sta tutto. Ovviamente il gioco si svolge 30 anni dopo le vicende di Nathan e Katie e Inao e tutti i personaggi che ruotano attorno al mondo yokai. E sinceramente avere degli yokai tipo Komasan, tipo Whisper, tipo Trisalamandra, tipo Jibanyan, che sono veramente yokai ora, non sono mostriciattoli pucciosi, sono veramente yokai. Mostri terrificanti, spiriti maligni, cattivi, brutti, rozzi. Ed è così che deve essere Yo-Kai Watch. La parola stessa Yo-Kai sta a indicare uno spirito. Che poi sia maligno o benigno, quello dipende da come intendete voi lo spirito. Per me uno spirito è maligno e basta a prescindere. Però, insomma, Yo-Kai Watch, finalmente, Level 5 sta facendo qualcosa di giusto, sta rispettando il folklore giapponese, la mitologia yokai. E insomma, è ora, era ora che la Level 5 rispettasse la propria cultura. La Level 5 ha sedi solo a Fukuoka e a Tokyo. Mi sembra che fosse Fukuoka, una a Tokyo è sicuro, la succursale a Fukuoka. Comunque sia, dato che sono giapponesi, possono gestire tranquillamente il commercio di Yo-Kai Watch nel loro paese e al di fuori a loro non gliene frega niente. Se lo vogliono comprare gli occidentali, loro propongono: vuoi comprarlo? Sì, bene, vuoi comprarlo? No, peggio per te, ce lo teniamo noi. Ed è così che deve essere con ogni singola cosa. Per esempio, Pokémon. Pokémon è partito come un gioco abbastanza violento, se vogliamo. Attenzione. Prendete le mie parole per quello che sono. Pokémon era violento all'inizio, ed è vero, non si può negare. Poteva andare, l'anime ha contribuito a renderlo ancora più fruibile per un pubblico di bambini. E da un punto di vista ci può quasi stare, perché Pokémon comunque sia, a differenza di Yo-Kai Watch, è partito con un certo piede. Ed ha tenuto sempre quello, ha sempre tenuto quell'adeguatezza, insomma, di gioco. E anche se ora sta per uscire un reboot, non è che stravolge completamente la serie. Non è che non ci sono più Pokémon di una volta, come ha fatto Yo-Kai Watch. E hanno appena confermato che il nuovo Pokémon non sarà né un remake né un reboot, quindi ok. Yo-Kai Watch ha sì yokai che conosciamo, ma ha stravolto completamente il loro modo di essere. Perché comunque sia, Yo-Kai Watch è una serie molto diversa da Pokémon. Ha appena 5 anni, dal 2013. La serie animata addirittura è uscita quasi un anno dopo. Quindi insomma, la serie animata è ancora meno vita.
Mentre Pokémon è una serie ventennale, non possono stravolgere tutto quanto un prodotto commerciale come quello, che va forte in tutto il mondo, vende milioni e milioni di copie a ogni uscita. Io direi che è stata una mossa, non dico furba, perché non è stata affatto furba, infatti la maggior parte delle persone che sono minorenni, comunque sia stanno in età adolescenziale, tra gli 8 e i 14-15 anni, non ha preso bene questa notizia. Se io fossi un 15enne, un 16enne, non prenderei affatto bene questa notizia, perché mi ricordo com'ero all'epoca, ero stupido. Davvero, ora mi sto rendendo conto che vedo tante cose in modo diverso e riesco a gestire anche un prodotto che viene presentato in una veste totalmente diversa, riesco a gestirlo meglio. E mi piace, insomma, questo nuovo Yo-Kai Watch. Sono quasi veramente yokai quelli che vediamo lì. La forma shadow di Koma-san è una shishi, ovvero un leone, non shishi verso che ha fatto Renzi a quel congresso là, quello che era. Shishi. Una shishi, ovvero un leone. Ed è uguale alle statue rappresentate dagli scultori giapponesi nei secoli, non so quale secolo era, per 14esimo, 15esimo, insomma, ai tempi dei samurai, ai tempi dei gatti che si mangiavano i padroni. Poi questo lo vedremo in un altro video che già sta in lavorazione. Quindi, insomma, i nuovi yokai sono rappresentati come le leggende, come le mitologia degli yokai. Secondo me sarà una cosa eccezionale. Avete tutto il diritto di dissentire se volete, ma secondo me il nuovo Yo-Kai Watch andrà molto meglio di quanto sia andato Yo-Kai Watch vecchio, chiamiamolo così.